Ciao ragazzi, questa è la recensione delle Adidas Boost. Ciao ragazzi, questa è la recensione delle Adidas Boost 350 Easy V2. Ciao ragazzi, no, oggi non parleremo delle Adidas Easy, ma invece parleremo delle New Balance Tempo. Sarà una recensione un po' diversa dal solito, abbiamo costruito una serie di effetti per compensare la mancanza di Andrea. Comunque spero che vi piace, se riuscite guardatela fino in fondo. Ora vado a farmi una corsetta in giardino, poi vi racconto come è andata a finire. Ciao, a dopo! Oggi in teoria avremmo dovuto parlare con Cesare Picco di stress e performance atletica, nonché di come allenare la mente durante questo periodo di lockdown. Vi consiglio comunque di leggere il libro Stress e Performance Atletica di Cesare, libro che è stato lanciato nel 2017 ed è unico nel settore perché spiega come collegare la mente allo stress e a migliorare la propria performance atletica. E quindi la recensione di oggi sarà davvero inconsueta. Nonostante l'assenza di Andrea, parleremo di scarpe e in particolare delle New Balance Tempo. Una delle cose che più mi manca di questo periodo è fare recensioni con Andrea Soffientini, andare con lui in pista. Siccome molti me l'hanno chiesto, ho voluto comunque continuare le recensioni, chiaramente nel mio giardino di casa. Chiederò l'aiuto di due persone, le vedremo comunque durante il video. Adesso vi lascio alle immagini della scarpa, poi vedremo come si sono comportati in corsa con riprese particolari. Infine lascerò la parola al mio ospite che vi spiegherà le caratteristiche principali di queste scarpe. Ciao, a dopo! Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Per fare la recensione, dai, andiamo. Stiamo attenti a non schiacciare il coniglio. Abbiamo appena recensito le New Balance 1080 V10. Cosa ne pensi, Massi, delle Tempo? Siamo nel 2014 quando New Balance per la prima volta con le 890 versione 1 lancia il Fresh Foam. Quelle scarpe erano reattive e rigide. Dopo 6 anni New Balance ha ammorbidito le mescole. Quindi le New Balance Tempo sono scarpe intermedie ammortizzate nella parte posteriore con un ottimo contatto con il terreno nella parte anteriore. 248 grammi, direi quindi perfetta come tipologia di scarpa a due. Secondo te, a chi sono adatte queste scarpe? Beh, direi che sono scarpe adatte per il podista evoluto, al massimo fino a 72 kg, che si allena intensamente almeno una volta a settimana. E invece, per quale distanze le utilizzeresti? Sono secondo me perfette per ripetute medie. Le userei comunque anche per corse rigeneranti sotto l'ora. Passerei invece alle sorelle maggiori 1080 V10 sopra loro perché secondo me nella parte anteriore sono davvero poco ammortizzate.
Per quale tipologia di corsa sono adatte? Beh, dalle 10 km fino alla mezza maratona. È secondo me una scarpa versatile e relativamente confortevole. Avampiede molto largo, tallone davvero bloccato, questa è sicuramente una caratteristica vincente di questa scarpa, però poca ammortizzazione nell'avampiede, quindi non si può correre per tantissimo tempo. Per ora l'ho provato soltanto facendo 20 metri avanti e indietro nel mio giardino di casa. Con questa tipologia di corsa passa sicuramente la voglia. Penso che sopra i 90 minuti questa scarpa non possa essere davvero amata. Cosa ne pensi della nuova geometria del battistrada? Il battistrada ha una geometria esagonale davvero ottima. Ho visto una trazione buonissima in strada, fantastica nei cambi di direzione, soprattutto perché il tallone è davvero bloccato, grazie alla conchiglia che lo tiene davvero bloccato. Ho comunque dei dubbi sopra i 300 km. Perché gli esagoni del battistrada potrebbero rovinarsi e quindi ridurre il grip, soprattutto nella parte anteriore e del mesopiede. E invece cosa ne pensi dell'intersuola Fresh Foam X? Il Fresh Foam X è una tecnologia di intersuola che è una variante dell'Eva. Se poi ci aggiungete la soletta, che è davvero sottilissima, troverete un comportamento di corsa confortevole, veloce, ma non velocissimo. La gomma nel posteriore è molto rigida, mentre quella nell'anteriore è davvero più soffice. Quanto credi che sia la durata di questa scarpa? Per quanto riguarda la durata, posso dire una cosa abbastanza semplice. La scarpa è molto flessibile, ciò permette, dal punto di vista fisico, di distribuire il carico su tutta la superficie della stessa. Detto ciò, però, il Fresh Foam tenderà a ridurre l'ammortizzazione più rapidamente rispetto alle nuove tecnologie dell'insersuola. Dato mai a doppio strato non dovrebbe rompersi facilmente. La gomma dura nel posteriore tenderà a durare a lungo, mentre ho la sensazione che nel mesopiede e nell'avampiede la parte morbida tenderà a rovinarsi un po' più facilmente. Quindi direi che la scarpa durerà tra i 600 e i 700 km, forse un po' di meno, soprattutto per chi ha un peso non propriamente ottimizzato. Stesso numero o mezzo numero in più? Per quanto riguarda la calzata direi scarpa perfetta, avampiede largo ma volume basso, quindi per qualcuno direi che è una scarpa da provare. Direi che per 8 persone su 10 potrebbe andare bene lo stesso numero di Nike e Adidas americano. La numerazione inglese di New Balance è invece diversa rispetto a quella delle altre scarpe, però immagino che tutti voi utilizziate soltanto i centimetri e i numeri americani. Quali sono secondo te i punti di forza e debolezza di questa New Balance Tempo? Secondo me il primo vantaggio, piede super bloccato. La conchiglia è davvero confortevole, ma al tempo stesso permette di mantenere il piede bloccato a tutte le velocità. Per chi lo volesse, New Balance ha anche la versione 2E che è più larga. Infine, confortevole, ha un contatto con il terreno davvero piacevole. Quali sono invece gli svantaggi? Beh, secondo me due fondamentalmente. Il primo è che è meno reattiva di altre scarpe intermedie. Inoltre, la cosa che veramente non ho amato è la parte in plastica nel tallone. Secondo me è stato aggiunto solamente del peso per nulla. Secondo me con questa scelta di design si è tolto un po' di romanticismo di questa scarpa. Ultima domanda, quali altre scarpe intermedie consiglieresti? Per quanto riguarda le rotazioni, se dovesse scegliere una scarpa New Balance, direi 1080 versione 10 per i lenti e 1400 V6 per gli allenamenti molto intensi. Secondo me si accoppia comunque molto bene anche con le Ultra Boost 20 per gli allenamenti lenti, oltre che con le Adios 5 per le gare e le corse veloci. A livello di scarpe alternative, a due, secondo me suggerirei per chi volesse usare 4 mm le Kinvara 11 piuttosto che le Brooks Hyperion Tempo, le nuovissime Brooks Hyperion Tempo che testeremo nelle prossime settimane, drop da 6 mm per chi volesse un comportamento della corsa più reattivo, ovviamente le 890 versione 7. Per chi invece avesse intenzione di utilizzare un drop più elevato, 8-10 mm, il suggerimento è quello di utilizzare le Boston 8 o addirittura le Boston 9 che sarebbero state lanciate con la maratona di Boston di qualche settimana, ovviamente maratona annullata, piuttosto che le Brooks Launch 7 che hanno secondo me il miglior rapporto qualità-prezzo, oppure alternativamente le Adidas SL20 che hanno un comportamento nella corsa più rigido e che testeremo nelle prossime settimane. E con questo è tutto per concludere il video. Se avete delle domande, mi raccomando, ponetele sempre qua sotto, like al video e iscrivetevi al canale. Nella parte finale di questa recensione vi faremo vedere le Adidas Easy 350 e anche qualche spezzone di corsa che non è stato utilizzato nella parte iniziale. Ciao e a presto! Walking alone, the streets are empty.
is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when